Definire il cibo da strada o lo street food, bisogna sapere dove ci troviamo. Sicuramente in Italia e nei paesi più sviluppati è una moda, un modo di mangiare. Se andiamo in altre zone del mondo, in Asia o nel Sud America, è una modalità, diciamo, di sopravvivenza. Però oggi credo che il grande ritorno in Italia dello street food è dovuto soprattutto a due fattori, alla crisi e al fattore che dobbiamo lavorare molto di più e quindi le famiglie e anche le persone hanno meno tempo di mangiare. Negli anni 90 si è visto il boom della monoporzione e soprattutto il boom della famosa quarta gamma nei supermercati dove è tutto pronto, si mangiava, insomma, si acquistava il supermercato il tutto pronto. Ora non abbiamo neanche più tempo di andare nel supermercato, dobbiamo trovare qualcosa di pronto, di rapido e soprattutto di poco costoso. E quindi riecco il boom dello street food in Italia e del cibo da strada. Dare una definizione precisa è difficile perché ci sono tante tipologie di locali. Sicuramente si parla di street food quando c'è mobilità, nel senso che io posso prendere quello che acquisto e lo posso mangiare anche altrove. Sicuramente quando c'è un packaging che consente il trasporto e soprattutto quando si ha la possibilità della porzione singola, cioè io ho un qualcosa che posso mangiare io e non dividerlo insieme agli altri. Cioè un pollo non è lo street food, ma diciamo, un coscio di pollo in un cartoccio può essere definito uno street food o cibo da strada. Definire oggi lo street food come un cibo poco sano è difficile perché intanto negli ultimi anni molto dello street food attuale, cioè dello street food italiano, è cresciuto soprattutto grazie a delle materie prime di qualità, a materie prime biologiche e addirittura c'è molto street food per quello che riguarda l'ortofrutta. Ci sono molti locali che oggi fanno quelle, diciamo, alimenti che possono essere utili per una dieta salutare. Sicuramente lo street food di vecchia generazione, qui possiamo parlare di Palermo, di Firenze, possiamo parlare sicuramente di Napoli, c'è un'alimentazione un po' più complessa, cioè perché c'è la frittura, ci sono delle cotture nell'olio o negli strutti e questo sicuramente complica un po' la situazione. Ma lo street food, dobbiamo ricordare, nasce per un'esigenza, cioè di avere tante calorie con spendendo poco per poi sfangare la giornata, cioè lo street food si mangiava la mattina o era l'unico pranzo del giorno, soprattutto dei poveri, dei lavoratori che dovevano affrontare una giornata sicuramente faticosa. Oggi con i ritmi di oggi sicuramente alcune delle tipologie del nostro street food, soprattutto quello che viene, come si diceva prima, dal sud, non è allineato con una vita più sedentaria. Però accanto a questo sta nascendo uno street food originale, innovativo, che forse diciamo è più vicino alle esigenze di giovani, fatto di tante cose salutari, del chilometro zero, di verdure, di frutte, e sicuramente è uno dei fenomeni emergenti dello street food attuale. Come individuare oggi l'eccellenza nello street food? Sicuramente attraverso due cose. Uno, la persona che lo gestisce, perché chi fa street food bene è anche un titolare che sa cucinare, un titolare che sa ragionare con i clienti. Insomma, non siamo di fronte a un franchising del food, cioè ci vuole personalità, ci vuole capacità per gestire una location di street food dove diamo dello street food di qualità. E poi l'utilizzo di materie prime. L'utilizzo di materie prime sicuramente in tanti luoghi, come oggi vediamo spesso che nascono come funghi, camioncini lungo la strada, dove ci sono tutti questi prodotti generici e dove soprattutto si ha una varietà immensa di prodotti street food, dalla piadina all'hamburger, sicuramente lì all'interno non troviamo qualità. Qualità la troviamo laddove c'è una ricetta, dove c'è una storia e da dove c'è pochi prodotti, perché sicuramente anche lo street food è una scienza gastronomica, non è che ci possiamo improvvisare. Fare un panino, fare un fritto è diciamo, complicazione come una qualsiasi altra ricetta. Molti di questi locali che sono aperti ultimamente si sono un po' improvvisati e questo boom non ha facilitato
i clienti e i consumatori a capire quali sono i migliori street food, la guida che abbiamo scritto serve proprio a questo, cioè in questo mare magnum di nuovi locali, di tanti locali che ci sono, noi siamo andati a cercare e soprattutto, mi preme dirlo, siamo andati ad assaggiare e vedere cosa succedeva dietro le cucine, dietro i camoncini, per capire se c'era qualità, se c'era soprattutto igiene e se c'era soprattutto una storia da raccontare, una storia del prodotto. A me ha colpito molto un locale che è a Milano, si chiama Mangiare di Strada, dove un pazzo, io lo definisco un pazzo, poi anche un filosofo della cucina, si chiama Giuseppe Zen, si è inventato un locale che fa solo lo street food italiano, nel senso ogni giorno lui propone alcune delle migliori ricette dello street food italiano, con una ricerca di materia prima che è incredibile, cioè ho trovato dentro dei prodotti veramente di grande eccellenza e una capacità di elaborarli che è, diciamo, superiore alla media, insomma troviamo delle ricette a Milano pugliesi che sono meglio realizzate a Milano e con prodotti di materia prima sicuramente migliore. Poi affascina a tutti, ma io sono un toscano, gioco in casa, i trippai fiorentini, è una grande storia, una storia a parte dal 1400, Nerbone o tanti altri trippai che sono a Firenze raccontano un'alimentazione ferma lì ormai da oltre 700 anni, quindi lì dentro non solo c'è un qualcosa che non mangiamo tutti i giorni che è il lampredotto, ma insomma c'è un pezzo di storia dell'Italia vissuta in maniera positiva, non c'è industrializzazione, il prodotto è rimasto questo da 700 anni, al 1300 quando c'era la corporazione dei trippai, a oggi ci sono gli stessi artigiani che fanno lo stesso prodotto e sicuramente questa è una storia molto affascinante. E poi molto mi piace anche questa evoluzione dello street food, soprattutto in Trentino e in Val d'Aosta, io l'ho chiamato trekking food, cioè il fatto che si riesca a dare a quelli che vanno in giro a fare le scampagnate o le varie percorsi di trekking un pasto veloce, rifocillante per permettere di affrontare i percorsi, i chilometri, la fatica della montagna attraverso tutta una serie di prodotti nobili della montagna, sono sia i formaggi che gli affettati, ma in una forma molto veloce, appunto perché chi cammina anche un po' non si può sedere. E poi la cosa che mi ha sorpreso più di tutti è questa rivincita delle province lombarde, io l'ho chiamata così perché il fenomeno della globalizzazione di Milano con i kebab bari eccetera eccetera non solo politicamente ha risvegliato una sorta di amor di patria da parte dei lombardi da un punto di vista politico, ma l'ha risvegliato anche nella cucina. E allora la rivincita delle province lombarde, sto parlando di Brescia, sto parlando di Pavia, sto parlando di Bergamo, dove si è riportato nello street food tutti i prodotti tipici di quelle zone, una per tutti è la polenta, abbiamo in mille modi di fare la polenta in versione street food, perché si è voluto riportare all'attenzione quelli che sono i prodotti della Lombardia vera, contro questo eccesso, diciamo questo abusivismo della globalizzazione del cibo da strada che veniva da altre parti, soprattutto dalla Turchia con i kebab. Nell'Italia la maggior parte dei buoni street food sicuramente sono al sud. Perché? Perché c'è una tradizione, cioè Napoli c'è una tradizione che non è mai finita, Palermo è la capitale indiscussa dell'Europa dello street food e quindi fra i tanti esempi sicuramente è più facile trovare il buono. Però le eccellenze sicuramente sono un po' da tutte le parti, perché oggi la voglia di trovare un'alimentazione di qualità anche attraverso lo street food ha coinvolto tutte le regioni e ormai l'omologazione dello street food non paga più, cioè oggi si va a scegliere, il cliente sceglie dove mangiare un hamburger se è fatto bene, sicuramente non è più soddisfatto da un hamburger qualsiasi, da un panino qualsiasi, si va a cercarlo, quindi le aziende e i locali riescono a rimanere in vita se effettivamente fanno qualità. Questa è la storia, infatti i locali anche di antica tradizione, i locali storici, quelli che sono rimasti aperti perché hanno sempre offerto la qualità e mai si sono abbassati, diciamo, a livelli che poi di basso profilo, di bassa alimentazione.